porti una le porta che le lascia qua. Ok. Quando si tratta del media. Per le macchine la si là, qua, ma ancora c'è il sangue. La titolare del China Market, lungo la statale 13 all'altezza dell'incrocio con via Ortigara, stava aprendo il negozio questa mattina. Proprio in questo punto ha visto l'auto, un Audi. Ferma e poco più in là l'elicottero del SUEM, la Barella, con Teresa Betto ancora cosciente, 84 anni, pensionata. La donna era appena stata soccorsa dopo essere stata investita da un'auto che viaggiava in direzione Treviso. La donna, che abita proprio in zona, aveva appena preso il suo consueto caffè qui al Bar Giardino. I titolari, mamma e figlio, sono stati tra i primi ad accorrere sul luogo dell'incidente, chiamare i soccorsi. Era venuto a bere il caffè prima e poi è passata la strada e purtroppo... La signora era ancora viva? Sì, mia madre ci ha parlato, probabilmente è stata una delle ultime persone a... Teresa Betto morirà poco dopo. Falciata dall'auto in corsa, il suo corpo è stato sbalzato sul portellone posteriore della macchina. Nella caduta, il colpo alla testa che le sarà fatale. Teresa abitava in zona, sposata, pensionata, mamma di due figli. Una donna pacifica, solare. Quello del caffè al bar era uno dei suoi piccoli vizi quotidiani. Da qualche tempo si divideva insieme al marito tra la Marca e la loro casa a Tenerife. Si godeva la pensione. Purtroppo parrebbe che non neanche fosse nelle strisce pedonali. Sul posto i carabinieri e il SUEM 118 con ambulanza ed elicottero. A Susegana è il terzo incidente mortale in un mese. Il 14 agosto è morto l'imprenditore Elio Doro. Il 9 agosto ad essere investito e ucciso è stato Gianfranco Olivotto, a soli 51 anni. Sono molto le auto qui? Sì, purtroppo come un po' dappertutto. No, i limiti sono quel che sono.